Pensavo seriamente a un colloquio che ho avuto con un giovane che mi ha detto per caso ha seguito queste nostre trasmissioni sulle beatitudini e mi ha detto: ma secondo te in questo mondo noi possiamo, è possibile vivere le beatitudini? Ma che vita vivi? Mi ha detto, da quale pianeta vieni? Beh, se da un lato questo fatto mi ha fatto sorridere e mi ha fatto apprezzare la sincerità del giovane, ma anche la forza del giovane, dall'altro lato ho letto queste parole come una ricerca del senso della vita e della pienezza della vita in questo giovane. È possibile vivere le beatitudini in un mondo buio? Questa è la parola che ha utilizzato Marco. Com'è possibile vivere le beatitudini in questo mondo buio? Grazie sempre a questo nostro testo del cardinale José Tolentino de Mendoza, Amicizia, un incontro che riempie la vita, vi riprendo quando lui riporta dello scrittore Bertolt Brecht, che nel 1934 scrive in Danimarca una poesia in pieno esilio, una poesia che è una presa di posizione contro il nazismo. A un certo punto, questa poesia, fatta sotto forma di lettere, dice queste parole: vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza, lasciar le contese del mondo, il tempo breve senza tema trascorrere, spogliarsi di violenza, render bene per male, non soddisfare i desideri, anzi dimenticarli, dicono è saggezza. Tutto questo io non posso, davvero vivo in tempi bui. O noi, che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, ma non si poté essere gentili. Il pericolo che noi abbiamo è che proprio dinanzi alle difficoltà, a questi tempi bui, noi pensiamo che non è possibile vivere le beatitudini. Noi ammiriamo le beatitudini, ma ci diciamo che non sono realizzabili. Il cardinal Mendoza opportunamente nota: è un errore pensare alle beatitudini come a una bella idea e nulla più. E pensare che noi che prepariamo il terreno per le beatitudini non possiamo arrivare a viverle è un errore. Le beatitudini non sono una forma di evasione o di una illusione tinta di rosa, anzi. Il programma di vita additato dalle beatitudini dialoga con le nostre umanità concrete e con i nostri contesti e le costrizioni che ci tocca vivere. D'altronde, noi non dobbiamo mai dimenticare che la verità di Gesù, che è una verità che ci porta alla felicità, è sempre una verità crocifissa, una verità che deve fare i conti con il dolore, la sofferenza, il peccato e la fragilità dell'uomo. E quindi vivere le beatitudini è possibile nel momento in cui, ecco qui torniamo, il nostro cuore diventa povero, cioè il nostro cuore si disarma, il nostro cuore si spoglia di tutto ciò che ci impedisce di essere felici e di essere beati. Noi ci vediamo domani, Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!